Sì. Bene, grazie. Grazie a noi, certo, e tutti gli organizzatori per avermi invitato a questa giornata. Sono qui, sono Antonio Bonaldi, sono qui di mestiere, faccio il direttore sanitario, ultimamente l'azienda ospedaliera San Gerardo di Monza, e sono qui però oggi più in veste di presidente di Slow Medicine, che è questa associazione di professionisti della salute, medici e altri professionisti, che si sono trovati un paio d'anni fa e hanno cominciato a pensare che forse la medicina è un po' troppo guidata dal mercato e da alcuni concetti che distorcono un po' il vero valore delle cose che facciamo, e hanno fondato questa associazione che si richiama a queste tre parole chiave: una medicina sobria, rispettosa e giusta. Sobria nel senso che fa le cose che servono e non guidate da altri interessi. Rispettosa perché rispetta il rapporto con il paziente e riesce a coglierne i valori, i sentimenti, la propria propensione al rischio purtroppo o le proprie preferenze, è giusta nel senso che cerca di evitare le diseguaglianze, ma giusta anche perché fa le cose che servono, cioè quelle basate sulle evidenze scientifiche e basate su prove di efficacia e di appropriatezza. In questo nostro lavoro, di questo nostro gruppo di medici e di altri professionisti della salute, abbiamo predisposto un po' di documenti che cercano di declinare sempre meglio queste nostre parole chiave. Uno dei documenti iniziali che ho messo insieme erano questi, i sette veleni della fast medicine, contrapposti agli antidoti della slow medicine, e poi ce n'è l'ottavo, che è quello per cui siamo qui a parlare, aggiunto da Alberto Donzelli, che credo che sia effettivamente una cosa nuova. Nella mia esposizione, quindi, userò anche qualche vignetta, così stempero un po' l'austerità anche dell'aula. Premessa, la medicina ha conseguito grandi successi negli ultimi anni, certamente, biologici, insulina, dialisi, i trapianti, la protesica, la chirurgia non invasiva, le tecniche anestesiologiche, insomma, molte cose sono sicuramente migliorate nel campo della medicina. La gente vive più a lungo, la speranza di vita è aumentata, la gente è più consapevole dei propri diritti, eccetera eccetera, e quindi uno potrebbe dire: ma ci siamo qui a parlare perché siamo qui a parlare? Le cose vanno bene, c'è progresso, la gente sta meglio, vive più a lungo, e quindi le cose vanno bene. In realtà forse qualche cosetta di cui parlare c'è, e la introduco con una brevissima storiella del signor Gaudenzio. Il signor Gaudenzio è un anziano signore che fino a poco tempo fa riusciva ad andare in pensione stando ancora in discreta buona forma, e così dice: finalmente mi potrò occupare e dedicarmi agli hobby di cui che ho sempre lasciato lì: il libro da leggere, il viaggio da fare, dedicarsi ai suoi hobby. Qualcuno che gli sta vicino, in genere c'è sempre il barbiere, il giornalaio, dice: ma hai fatto un bel check-up, così vuoi andare a fare, cerca di
essere sicuro che effettivamente stai bene e quindi ti puoi dedicare a tutto quello. E così dice, ah, è vero, ecco, adesso faccio subito quello che mi prescrivo. E scopre di essere moderatamente iperteso. Poi ha anche glucosio un po' altino e i livelli di colesterolo sono, i lipidi sono sopra la norma. Bisogna fare qualche cosa, bisogna approfondire. Poi si ricorda che effettivamente qualche volta fa fatica a digerire, c'ha un po' di mal di schiena, se va in montagna di fumare un po' il ginocchio, insomma non è proprio così. Approfondiamo un po' le cose, vediamo un po' quelle cose. Allora decide di effettuare ulteriori indagini, insomma, pensava di essere in buona salute e invece c'è qualcosa che non. E cosa? Allora vediamo un po' come sono le ossa, fa una bella mock e scopre, cioè, le sue ossa sono un po' fragili. E quel mal di schiena, c'è un leggero schiacciamento del petto, abbiamo fatto una bella risonanza, un attacco, vediamo qua. E poi il ginocchio, la diminuzione delle reni articolari, è proprio così bello. E va avanti. Insomma, per fortuna sono andato in pensione, così mi posso, posso anche cominciare a prendere le visite, andare dallo specialista, prendere le visite, eccetera. Insomma, il signor Gaudenzio è caduto nella trappola. E quale trappola? La trappola di una medicina che è guidata da un sistema di mercato, c'era Giorgio anche prima, che spinge al consumo. Di che cosa? Di farmaci, di dispositivi, di tecnologie, di diagnostici, di visite, eccetera, eccetera, e la medicina è orientata alla più alla ricerca della malattia e delle possibili soluzioni che alla salute, come poi si dirà bene al perfume. Ma perché succede questo? Ed ecco i sette veleni della fast medicine contrapposti e poi invece alla ricerca di una medicina sobria, rispettosa e giusta, che è quello su cui noi ci muoviamo. Quali sono questi sette veleni? Vediamo il primo. La prima cosa che in genere si pensa è che tutto quello che è nuovo è meglio, che le novità, l'ultimo farmaco, l'ultimo esame, l'ultima tecnologia, eccetera, è meglio di quella che c'era prima. In realtà, se andiamo poi a vedere di fatto se le cose stanno così, non è proprio sempre così. Ci ricorda, per esempio, questo articolo del New York Times del 27 maggio, che Ezechiel ci dice non dobbiamo glorificare ogni nuova tecnologia. Il nuovo conta solo se prolunga la sopravvivenza, almeno in campo sanitario, se riduce gli effetti collaterali, migliora la qualità della vita o, a parità dei risultati, almeno riduce i costi. Qui portava l'esempio dell'intervento attraverso i robot Da Vinci, una macchinetta che costa qualche milione di euro e che sì, effettivamente riduce la degenza in ospedale, ma aumenta le complicanze, quindi almeno per quello che se ne sa adesso, questa è un'innovazione che dal punto di vista del paziente grandi risultati non gliele dà, può darsi che col tempo le cose cambiano, ma oggi non è così. Questo lavoro qui, io cito qualche esempio, ma di esempi ce ne sono infiniti in questo campo qui, basta lavorare una settimana in un ospedale per rendersi conto quante tecnologie tentano di entrare. C'è stato la scorsa settimana un seminario alla nostra azienda, un workshop di una giornata in cui abbiamo proprio parlato della Health Technology Assessment, di come si introducono nella pratica clinica e degli ospedali nuove tecnologie prive
di prove di efficacia. Sono cose che succedono tutti i giorni, possiamo fare un elenco lunghissimo, per esempio su 3.000 farmaci, 7 rappresentavano quello. Gli altri erano farmaci copie, sicuro senza interesse clinico, ma certamente che costavano. Secondo veleno. Tutte le procedure utilizzate nella pratica clinica sono efficaci e sicure. Nuovo della strada gli si dice, ma quello che mi ha prescritto il medico potrebbe non essere efficace? No, me l'ha prescritto il medico, qui va bene. Se anche questo qui, se entriamo un po', un po' più nei dettagli, vediamo e prendo come esempio il Clinical Evidence Handbook, che è una delle fonti più prestigiose che raccoglie le revisioni della letteratura e va a verificare se sono state se hanno prove di efficacia. Su 3.000 prestazioni, anzi 3.250 per dire il numero giusto, prestazioni sanitarie che sono impiegate nella pratica clinica in diverse specialità, nel libro sono raccolte per le malattie infettive, cardiovascolari, endocrinologia, eccetera. Ecco, era una cosa stupefacente che un 51% di queste non hanno prove, evidenze scientifiche tali da giustificare l'uso, comunque dovrei essere comunque molto bene. E almeno un 3% è giudicato addirittura dannoso, la togliere. Questo lavoro qui del New England, qualche anno fa, ma le cose non sono molto cambiate, su una ricerca molto ampia che andava a verificare se le cure ricevute dai pazienti, quindi nel primo caso andavo a vedere i libri cosa dicono, quindi ma le cure che hanno ricevuto i pazienti rispetto a una serie di patologie misurate su alcuni indicatori sono coerenti con quello che si sa? Bene, mediamente solo il 50% di quello che ricevevano i pazienti avevano prove di efficacia, il 50% no, e molto non erano aderenti alle conoscenze perché avevano fatto meno di quello perché c'era il problema dei costi. No, esattamente il contrario, avevano fatto di più. E quindi insomma adeguare le conoscenze alla pratica alle conoscenze è sicuramente un punto fondamentale. Terzo problema, l'uso di tecnologie sempre più sofisticate risolverà ogni problema di salute. C'è l'idea insomma che la medicina nel suo progredire, nelle sue innovazioni, risolverà ogni problema di salute. Abbiamo visto quando hanno scoperto gli antibiotici e diceva adesso le malattie infettive fra poco diventerà un ricordo. Diventeranno un ricordo. In realtà non è proprio così, perché non tutte le tecnologie, questo l'avevamo detto anche prima, e più sofisticate risolveranno un problema. Per esempio, e qui porto questo esempio di un quotidiano in cui per esempio metteva in evidenza, come la stampa anche, cioè, metteva in evidenza, arriva in Italia il McNamara Life Check Total Body Scan per fare prevenzione. E Poletto dice che appunto arriva questa nuova macchina che scatta fotografie del corpo umano e è fondata questo radiologo McNamara specializzato in total body scanning e diagnosi cardiologica non invasiva e che è una multinazionale con sede a Monte Carlo, soprattutto con sede a Monte Carlo, un'altra sede in Russia e la terza in Italia. Cosa fa questo qui? Gli presentano questa fantastica macchina che attraverso il total body scan
riuscirà a individuare le malattie sempre nei maggiori dettagli e così la gente starà meglio, il povero Gaudenzio, invece di godersi la pensione, sarà costretto a dedicarsi alla cura delle sue malattie perché qualcuno gliele ha trovate. Questa non è fantasia, questa non è una vignetta, questa è la verità. Quindi i relatori saranno presenti al circolo medico meridico. Cioè, questo è come vengono introdotte le nuove tecnologie. Il fatto è che non c'è nessuna evidenza che fare una total body scan possa migliorare la salute delle persone, anzi il contrario, perché la disponibilità, ci sono invece evidenze che la disponibilità di immagini sempre più dettagliate aumenta gli interventi inappropriati, per esempio nella chirurgia del ginocchio, le famose rine articolari, nella vescica e nella colonna, ma in molte altre cosiddette incidentaliomi, cioè trovo delle cose che poi io devo trattare. La macchina mi consente di indicare. Quarto veleno. Fare di più aiuta a guarire e migliora la qualità della vita. In realtà uno dei nostri motti è less is more. Non è sempre detto che fare di più, facendo di più, viviamo meglio. Questo articolo, per esempio, molto recente di Weinberg su BMJ, dice che una cosa paradossale è che chi vive in regione ad alta intensità prescrittiva sperimenta per quella stessa patologia livelli di sopravvivenza peggiori di chi vive in regioni a bassa intensità prescrittiva. E questo ci fa riflettere, insomma, ma anche sull'idea di questa roba delle liste d'attesa, che sono sempre aumentare l'offerta, perché la gente deve consumare, bisogna fare di più. Siamo in uno dei paesi del mondo dove ci sono più risonanze e più TAC, ma abbiamo ancora le liste d'attesa, quindi cosa dobbiamo fare? Ancora altre, così la gente esce dal supermercato, va lì, facciamo un TAC e si fa la cosa. Insomma, non è possibile, bisogna lavorare sulla propria testa, perché poi questo non porta salute, porta problemi, porta un circolo vizioso. Ma anche, per esempio, dimostrato anche questo qui, i pazienti terminali a cui viene data l'opportunità di scegliere secondo le loro preferenze utilizzano interventi meno invasivi. La gente di per sé non vuole essere operata, va orientata. Quando diciamo bisogna tener conto del rispetto della persona che c'è avanti, bisogna informarla, bisogna darle le cure. Certo, ci vuole un po' più di tempo che prescrivere l'esame, ma bisogna dire i vantaggi, gli svantaggi, che cosa succede, in maniera che uno sia portato a scegliere, ma non spinto da altre esigenze che non sono la salute delle persone. Vado avanti, che punto sono? Quinto veleno. Scoprire una malattia prima che si manifesti è sempre utile. C'è questa idea, no, che tanto più io scopro la malattia prima e tanto meglio guarisco. Un po' di verità dentro questa cosa c'è, ma c'è anche molta mistificazione. Non è vero che è proprio sempre così. Questo lavoro qui della Cochrane Database Systematic Review del 2012 è di due settimane fa, di ottobre, riportava che una meta-analisi di 16 grandi studi ha dimostrato che i check-up, i test di laboratorio, di imaging eseguiti su persone asintomatiche, quello che il giornalaio ha prescritto, ha suggerito al nostro Gaudenzio, non riducono la mortalità, non prevengono alcuna malattia, non evitano ricoveri, non evitano disabilità o ansia. Sono meta-analisi dei 16 più grandi studi che sono.
I check-up devono essere scoraggiati, i medici e le istituzioni pubbliche e private che operano i check-up devono sapere che agiscono al di fuori delle conoscenze. Ma quante robe, quanti, diceva Domenichetti, ci sono più malattie di santi, ormai c'è tutti in piazza, un giorno devi fare la mocca, l'altro giorno gli occhi, un altro giorno ti faccio l'esame di qua, l'altro giorno di là, cioè, ma no, basta, non è così che si fa la medicina, non è questo, non è serio. Ma non è serio perché uno guarda e dice no, queste cose qui dobbiamo eliminarle. Nella spending review, quando il compadre fa, e cosa deve fare? Guarda le cose che non servono, queste le togliamo. E qui è un discorso che riguarda i medici, ma riguarda anche i pazienti, perché c'è una pressione, riguarda il medico. Bisogna che tutte quelle trasmissioni che servono solamente per aumentare la sensazione di essere a rischio di malattie, per cui devo scoprirle prima, è una cosa che non fa vivere. E soprattutto che mette in gioco un sistema che è il sistema americano, insomma, quello che ci faceva vedere ciò. Dove lì è il massimo dell'espressione. Su questo veleno qui dico altre due cose perché è particolarmente interessante. E c'è un bel articolo di Mulinian, sempre sul BMJ del 2012, in cui richiama i medici ad evitare gli eccessi diagnostici, perché ormai ci sono prove consistenti, prove importanti, che la medicina sta danneggiando le persone sane. Allora, noi stiamo danneggiando le persone sane, quindi occupiamoci delle persone malate, che ce ne sono tante che hanno bisogno, quindi bisogna cercare di... è più facile curare i sani, sono anche di più. E quindi attraverso l'individuazione precoce di malattie e anomalie che sarebbero rimaste silenti. Questo articolo qua, che se siete interessati vi consiglio di leggere, perché veramente fa il punto della situazione. Su questo vi do solo uno spunto sulla storia naturale delle malattie, perché noi crediamo, appunto, l'idea di trovare una malattia prima è sempre utile. Abbiamo un modello in mente, anche la gente comune, che le malattie e il numero di casi di malattie sono pochi, crescono in una fase asintomatica. Cioè, pian pianino ci si ammala, ma non sappiamo di essere ammalati. E siamo nella fase asintomatica, preclinica. Poi a un certo punto la malattia si manifesta con dei sintomi, e vedete la curva nera, diciamo, e allora si fa una diagnosi sicura, se è curabile, e poi in funzione della guarigione, del decesso, il numero dei casi diminuisce in funzione del decesso. Questa è l'idea che noi abbiamo di malattia. In realtà non è proprio così, perché molte malattie che potremmo andare a cercare in una fase asintomatica, in realtà non si manifesteranno mai, la linea rossa, perché il nostro sistema immunitario, perché le nostre difese, perché le nostre capacità di reazione sono tali che non si manifesteranno mai. Il problema è che non sappiamo esattamente quali sono le une e le altre, ma se più andiamo a cercarle a monte, e più ne troviamo, e più c'è questa idea della sovradiagnosi, che sembra che sia un aspetto importante della medicina. Cioè, individuiamo delle malattie di cui non avremmo mai avuto conoscenza. Per esempio, guardate, questo è un altro articolo in cui recente, in cui vedete, nell'articolo ci sono molti di questi grafici, ne ho preso un paio, vedete il cancro alla prostata e il cancro della tiroide, mentre vedete la linea rossa tratteggiata in basso,
che è la mortalità per quella malattia, che sostanzialmente rimane costante nel corso del tempo, guardate, per il cancro della tiroide, peraltro abbastanza raro, e per il cancro della prostata che cambia di poco, mentre vedete il numero dei casi di nuova diagnosi, che aumenta in maniera molto considerevole. Ma non è il fatto che ci sia male di più di cancro della tiroide, il fatto che lo trovo prima, perché ho delle capacità diagnostiche, però questo, di quei casi lì, sembrerebbero che siano dovuti, almeno buona parte di quei casi, è effettivamente una sovradiagnosi, che comporta poi dei soldi. Quindi, insomma, bisogna stare attenti a promuovere cose di questo tipo. Cosa più eclatante forse è il caso del PSA, il grande imbroglio. Dopo 20 anni di follow-up, il numero di decessi per cancro della prostata negli uomini sottoposti allo screening con PSA non sono diversi da quelli del gruppo di controllo, sicuramente. Quindi c'è sicuramente un grande numero di persone che sono state sottoposte ad esami inutili e a trattamenti inutili. Tanto è vero che qualche anno fa lo scopritore del famigerato PSA ha dichiarato al New York Times: non avrei mai immaginato che la mia scoperta, che aveva un valore sicuramente perché trovare, avrebbe potuto provocare un tale disastro alla salute pubblica. I medici non devono utilizzare il PSA come test di screening, così facendo si potrebbero risparmiare milioni di dollari e evitare molti trattamenti debilitanti e inutili. Invece cosa succede? Non è la fortuna che batte il tumore della prostata, è la prevenzione. Vai dal tuo medico e cosa ti fa il tuo medico? Ti prescrive il PSA. Dopodiché entri in un circolo vizioso, perché l'80% dei maschi sopra i 60 anni, 65 anni hanno delle cellule tumorali, e dopodiché quando le hai trovate cosa fa? E tanto più fai l'agobiopsia in punti diversi, li trovi, tanto di più lo trovi, quindi tanto di più intervieni. Solo che il tasso di mortalità è molto più basso. Tanto è vero che adesso, anche quando lo trovi, ti dicono, è uscito recentemente un articolo su New England, dice wait and see, aspetta e guarda. E questo è uscito anche in quel seminario che dicevo, il nostro radioterapista bene, disse wait and see, bisogna avere pazienza, guardare cosa succede. Andiamo avanti, che sono cose da fine. Sesto veleno: i potenziali fattori di rischio devono essere trattati con i farmaci. Sì, questo è vero, ma bisogna tenerne conto un po', perché le soglie di normalità, la pressione arteriosa, colesterolemia, glicemia, densità ossea, adesso anche la vitamina D, recentemente c'era tutta una nuova montata che andate a controllare i vostri livelli di vitamina D, perché ne potrebbe essere più basse, e quindi è una cosa naturale prendersi la vitamina D, ma dove? In farmacia. I confini del patologico sono così allargati, insomma, l'idea di curare i sani, sai, curare i sani sono tanti, per cui ma chi decide le soglie di normalità? Chi le decide? Secondo il BMJ, dice, i nuovi criteri diagnostici sono definiti da professionisti, non lo dico io, che ricevono finanziamenti da case farmaceutiche direttamente interessate all'espansione del mercato. Ancora sempre il New York Times diceva che un gruppo di esperti che ha definito le nuove soglie di ipertensione aveva ricevuto 700.000 euro da tre società farmaceutiche
dice di anti ipertensivi. Cioè, insomma, c'è una commistione di interessi tra abbassare di pochi millimetri di mercurio la pressione arteriosa significa espandere il mercato di milioni di persone che possono. C'era ancora recentemente un bel articolo che mi ha mandato sulla pressione arteriosa. Ultimo, per controllare meglio emozioni e stato d'animo è utile affidarsi alle cure mediche. Cioè, i farmaci sono prescritti anche per affrontare ormai le normali reazioni agli eventi della vita. Anche qui c'era quel bel lavoro di qualche anno fa di Richard Smith che faceva l'elenco delle non malattie in cui venivano considerate appunto il lutto, la perdita del lavoro, il successo, la tristezza, la rabbia, la malinconia, eccetera. Sono considerate malattie con tutto quello che comporta il fatto che siano considerate malattie. L'esempio che cito qui molto, molto recente è la sindrome da alienazione parenterale. Malattia creata negli anni 80 da uno psichiatra, Richard Gardner, che non è inserita neanche nel DSM, che è il manuale dove vengono classificate le malattie mentali, che è tutto dire, c'è dentro di tutto, ma perfino lì, per evidente ascientificità, non era stata messa. E questo non ha impedito a un giudice di fare una sentenza e di mandare una bella pantera a una bella volante a prelevare a scuola un bambino. Caso vuole che lo psichiatra morì suicida perché a sua volta, dice il figlio, fu sconvolto dall'idea di avere una malattia, anche quella inventata, la distrofia simpatica riflessa. Cioè, capite che il sistema, insomma, c'è qualche cosa che non funziona, su cui insomma c'è un po' di cose, ci sono un po' di cose da fare. E qui l'ultimo veleno, però quello a Alberto Donzelli, che i sistemi di finanziamento e premianti sono allineati con la malattia anziché con la salute, e quindi anche l'interesse della maggior parte degli operatori sanitari, quindi non solo l'interesse del mercato ma anche l'interesse dei sanitari, si divarica sempre di più dagli obiettivi di salute, quindi il pagamento per prestazioni, i RG, il business management, gli incentivi che sono spesso valutati sulla quantità di prestazioni, perché bisogna raggiungere il budget e queste cose, e certamente non aiutano ad andare nella direzione giusta. Io mi fermerei qui negli antidoti. Dico solo che ci sono delle questioni che devono riguardare i professionisti, ma le abbiamo già più o meno accennate, qualcosa che deve riguardare i pazienti, perché no, anche i pazienti non devono lasciarsi sedurre dalle ultime novità, moderare le aspettative, eccetera, e adottare stili di vita equilibrati e sobri, imparare quindi a gestire le proprie emozioni e utilizzare quello che nelle pillole di buona salute Alberto ci suggerisce spesso. E finisco con questo messaggio di Richard Smith, ex editore del BMJ, che dice bisogna ricondurre un po' le attese alla realtà. La morte è inevitabile, la maggior parte delle malattie gravi sono inguaribili, gli antibiotici non servono per curare l'influenza, le protesi qualche volta non funzionano e si rompono, gli ospedali, ahimè, sono anche luoghi pericolosi, i farmaci hanno effetti collaterali e via via, cioè, insomma, ci sono modi migliori per spendere i nostri soldi piuttosto che acquistare tecnologie mediche. Con questo io finisco e lascio la parola a voi.